Margot, che emozione è per te essere qui a Venezia con questo progetto? Abbiamo sentito che ci tieni tantissimo, A Dress for Venice. Sono estremamente felice perché è un progetto intelligente e quindi quando una cosa è bella, intelligente, giusta, fa bene a tutti, allora sono ancora più contenta. Quindi oggi sarò qui per presentare questo vestito, appunto, A Dress for Venice, che è un vestito molto importante. È un vestito importante perché contiene un messaggio. Un messaggio di sostenibilità, di cura e di attenzione. Quindi questo sarà un vestito che rappresenta l'artigianalità veneziana, quindi l'artigianato, ridando proprio valore a quello che un po' si è perso e che è interamente sostenibile, quindi fatto proprio con materiali sostenibili. È stato illustrato da un grande artista, è stato disegnato da un grande stilista. E questo vestito è importante perché ci deve far riflettere cosa ci mettiamo, da dove viene quello che ci mettiamo, dove finisce quello che ci mettiamo, e forse quando vogliamo indossare qualcosa di bello dobbiamo davvero pensare che sia stato bello per tutti farlo e che sarà bello per il pianeta anche riceverlo. Secondo te quanto è importante che voi artisti mandiate questi messaggi di sostenibilità soprattutto ai più giovani, perché purtroppo di questo pianeta magari sono proprio i giovani che se ne curano un po' meno ultimamente? È fondamentale, dobbiamo prenderci la responsabilità di che quello che diciamo avrà un impatto. In realtà questo è una responsabilità che ognuno di noi dovrebbe prendersi, perché ogni essere umano ha un impatto su questo pianeta. Chiaramente, stando noi in prima fila, dobbiamo gridare a voce alta quello che è veramente giusto, anche se non è così cool o così di moda o così, come dire, ma che sia veramente profondamente coerente e giusto per il bene nostro e di tutti. Quali saranno i tuoi prossimi progetti? Perché sappiamo che vivi lontano dall'Italia, ma i fan ti adorano e ti seguono sempre con grandissimo affetto. In realtà sono stata in Canada, sono tornata, sono adesso a Milano. È uscito un film l'anno scorso, un film su un campo di concentramento femminile, una storia molto intensa che parla di donne, di femminilità negata. Sarò a teatro presto con un progetto a cui tengo tanto e sto lavorando molto dal punto di vista della sostenibilità sociale. Quindi ho un mio portale che si occupa di dare sollievo alle persone insegnando yoga, meditazione, health coaching, e tutto questo è, come dire, è il mio progetto sostenibile. Che mondo dello spettacolo hai ritrovato in Italia rispetto a quello che avevi lasciato? Ma ho trovato quello che ho lasciato. speriamo bene. Senti, una domanda te la devo fare perché abbiamo intervistato Lino Banfi, che ha detto che sarebbe contentissimo di rifare Un medico in famiglia. Se ne è parlato anche la produttrice, dice che ne stanno lavorando. A te qualche voce è giunta? E se sì, saresti disponibile a riprendere quella strada, come sperano in tantissimi che vi seguivano, io compreso? Anche tu. C'è una richiesta enorme del ritorno. Io penso che, come dire, appunto, stando nell'ottica che tutto deve anche avere una ciclicità giusta, penso che Un medico in famiglia non l'abbia avuta, si sia un po' interrotto, no? Questa serie che è stata tanto amata anche da me, chiaramente, mi ha portato tantissimo. Quindi mi sono dovuta allontanare per trovare delle cose che ho trovato, e quindi io credo che sì, che forse è un ritorno per concludere o per sì, ecco, dare la giusta conclusione a quella serie sia corretta. Ci sta, ci sta. Grazie mille.